Francia 1-0. Finisce qua la Francia, parte con 3 punti. Non è che lì sia tanto piaciuta sta Francia, per carità, è dato, ma chi ci ha fatto un gioco, la paura è stato solo un altro gol. In questo primo prime partite dell'Europeo nessuno mi ha convinto molto, perché sono le prime partite, ma forse l'unica che mi hanno convinto sono l'Olanda, Italia e Belgio. La Francia poteva anche vincere 3-0, ma con l'autogol, se no anche 0-0 poteva finire, però Uber si è fatto quell'autogol sciagurato. Boh, non si sa, sono partite strane ma interessanti. La Germania è una squadra che non ha più gioco, non ha più idee, non riesce mai a trovare la visione di gioco giusta, cioè solo per spiegarmi, ma c'è qualcuno libero, ci mettono sempre tanto a capirlo, cioè a vederlo, e o prendono palla oppure fanno altre cose sbagliate. Lowe, come sempre detto, da questa tipo 3 anni, un allenatore sopravvalutato, ormai un allenatore che ha vinto il mondiale, perché a quell'anno lì, ma se no non lo vinceva la Germania. Però ripeto, sono le prime partite dell'Europeo, ancora è lungo, fino all'11 luglio c'è tempo per capire chi merita o non merita. Adesso domani ci siamo noi, dobbiamo vincere e dobbiamo cercare di passare subito sto girone, così non ci pensiamo più. Che poi noi arriviamo primi o secondi, sti cazzi, ma vincere, buona, punto. E chi contiamo, dobbiamo vincere. Perché questo Europeo io per un pochino ci credo, ma poco. Poi nel caso tutto è possibile. Detto ciò, mi saluto nella puntata consiglio. Se fosse Italia, ma poi ha fatto un gol assurdo per annullare, ma si può, ha fatto un gol alla Madonna, ma per mio figlio, ma per Maledetti, ma lega.